E adesso passiamo a Tsipras. Il fenomeno della corruzione è strutturale in Europa, specialmente nel sud dell'Europa, lo dobbiamo accettare questo, e combattere la corruzione non vuol dire che è solo una questione dei Paesi membri, è anche un problema dell'Unione Europea in totale. Pensiamo che ci deve essere una legislazione europea che porti a dei risultati perché si possa combattere la corruzione per la trasparenza. Pensiamo che ci possano essere delle nuove leggi perché non ci sia l'evasione fiscale, non ci siano offshore società, interessi e coacervi di interessi sotterranei, che sono fenomeni di corruzione e di reati economici. Pensiamo che tutto ciò hanno bisogno di volontà politica da parte dei governi e da parte della leadership dell'Unione Europea, perché dietro a loro nascondono scontri con grandissimi interessi, come per esempio in Italia, dove i giudici cercano di combattere la mafia e i coacervi di interessi con la politica.